Andrea Mantegna, Ecce Homo, 1500-1502 circa. Tempera e colla su tela di lino montata su legno, centimetri 54,7 per 43,5. Sui finti cartigli, a sinistra, crucifige eum, tolle eum, crucifige, crucifige. A destra, crucifige eum, crucifige tolle, eum crucifige. Parigi, Institut de France, Musée Jacquemart André, inventario MJAP P 1840. Il dipinto raffigura il momento in cui Gesù è presentato al popolo per essere giudicato. In alto, due cartellini rettangolari riportano in latino le parole della folla. Nell'angolo in alto a sinistra, crocifiggilo, prendilo, crocifiggi, crocifiggi. Nell'angolo in alto a destra, crocifiggilo, prendilo, crocifiggi. Gesù è raffigurato a mezzo busto, al centro del dipinto. Il capo è girato verso la destra dello spettatore, mentre il torso è frontale. La testa è circondata da un'aureola circolare, dorata e trasparente. La fronte è cinta da due rami intrecciati con lunghe spine, che feriscono la pelle. Le palpebre degli occhi sono socchiuse e le sopracciglia inarcate per sofferenza. I lunghi capelli arrivano alle spalle, suddivisi in spesse ciocche. La barba è corta, ma divisa in due ciuffi. Il busto è nudo e il collo è circondato da una grossa corda chiusa da un nodo scorsoio in corrispondenza dello sterno. Le braccia sono raccolte incrociate sotto il petto e i polsi sono legati tra loro con un'altra corda. Su tutto il corpo sono presenti i segni sottili delle ripetute percosse subite. Mantegna rappresenta con attenzioni i dettagli anatomici, la clavicola e i tendini del collo, la vena sull'avambraccio sinistro. A destra di Cristo, sinistra per chi guarda, un uomo con il volto pieno di rughe, il naso diritto e le labbra all'ingiù, poggia la mano destra sul braccio di Gesù. Sulla fronte indossa un cartello con sette righe fitte di caratteri che imitano la lingua ebraica. A sinistra di Cristo, destra per chi guarda, un altro sgherro con turbante giallo poggia la mano sulla spalla sinistra di Cristo. Il viso è cosparso di rughe, gli occhi azzurri fissano Cristo. Il naso è irregolare e le labbra aperte in una smorfia permettono di vedere una bocca da cui mancano diversi denti. Dietro ai personaggi sono collocati altri due uomini, uno disposto di profilo, a sinistra, e un altro visto di fronte. Le parole di condanna riportate in alto nei cartellini sono da attribuire agli aguzzini. La loro deformità e bruttezza fisica, segno di malvagità, contrastano con la bellezza silenziosa di Cristo.